Questa mostra vuole riaprire il discorso sulla scultura in una città che è ricchissima di sculture, ma spesso un po' distratta nei confronti di questo linguaggio artistico. Abbiamo scelto come tema centrale quello del corpo, come tema dominante, filo conduttore, perché il corpo è fin dagli inizi della scultura il momento attraverso il quale tutti gli scultori operano le loro I riflessioni. don't believe in an interventionist God. Ci sono sculture che sono un po' l'inizio di tutta la storia, come quelle di Medardo Rosso, uno scultore italiano che vive in Francia, come tanti artisti italiani, perché è importante anche questo. Forse più che d'Italia bisognerebbe parlare sempre di una cultura europea, del fatto cioè che questi artisti rivendicavano una loro radice nazionale, però sempre all'interno di un contesto che era un contesto europeo, un contesto di crescita collettiva. Rodin revolutionized the art of sculpture. He brought it into the 20th century. He brought in a modernism. He brought in a simplicity, an essentialness. He brought in a form that, in its simplicity and in its power, it was all inviting. It invites us to participate with the subject. This figure that I'm particularly fond of course, may be because I can identify also with its structure, with its weight, and above all else, with its message, with its welcome, with its kindliness, with its need to touch, with its need to be loved, with its need to communicate. Una delle storie più appassionanti nel mondo della scultura è quella dell'amore tra Rodin e Camille Claudel. Camille entra giovanissima nello studio di Rodin, ha 20 anni, Rodin è già uno scultore famoso, affermato, ha 24 anni più di lei, e tra i due nasce una passione sconvolgente, perché non è soltanto una passione di carattere fisico o sentimentale, entra in gioco anche il lavoro, il talento, l'arte. E Camille rivela un suo talento, un suo stile personale che piano piano viene fuori in questo rapporto fatto di gelosie, di odi, di violentissime liti. E purtroppo la storia finisce molto male, nel senso che Camille, dopo la separazione da Rodin, passerà in solitudine praticamente gli ultimi anni della sua vita, 30 anni di manicomio prima della morte, avvenuta nel 1943 addirittura.